Presentiamo un caso di trasposizione completa di grossi vasi. L'esame inizia con lo studio dettagliato dell'anatomia cardiaca e nel dettaglio della funzionalità delle valvole atrioventricolari. Qui si sta calcolando il rapporto E su A della valvola atrioventricolare destra, cioè della tricuspide, che appare normale, con una normale velocità e un normale rapporto. La stessa cosa verrà poi fatta dall'altro lato, cioè sulla mitrale. La sezione che normalmente utilizziamo per la visualizzazione dell'asse lungo di sinistra mette subito in evidenza la presenza di un decorso parallelo dei grossi vasi che emergono dalla base cardiaca, come viene qui ben evidenziato con l'aiuto del color Doppler. Ancora un'immagine al color che evidenzia il decorso parallelo dei vasi emergenti dalla base cardiaca. Si può notare come la quattro camere sia assolutamente normale. La trasposizione dei grossi vasi, pertanto, è una patologia congenita del cuore che è diagnosticabile soltanto se si eseguono gli assi lunghi cardiaci. Abbiamo visto il regolare ritorno delle vene polmonari in atrio sinistro, il regolare setto interatriale, quindi normale septum primum secundum, e la normale ampiezza della valvola del forame ovale. Anche la sezione mediastinica qui dei tre vasi mette in evidenza un'alterazione della disposizione dei vasi tra il collo e il mediastino. Ma l'immagine più caratteristica della patologia di cui discutiamo è proprio quella che stiamo vedendo, cioè la discordanza ventricolo-arteriosa. Quella che adesso viene indicata con la freccia è il vaso che emerge dal ventricolo di sinistra, che risulta essere la polmonare, in quanto vediamo che immediatamente subito dopo l'emergenza si biforca, si vede cioè lateralmente a questa freccia il ramo sinistro della polmonare. Ancora delle immagini di una quattro camere assolutamente normale. La ampiezza e la morfologia sia dei ventricoli che degli atri sono normali. Ancora una volta si vede la biforcazione del vaso che emerge dal ventricolo di sinistra. Adesso andiamo a calcolare la velocità dei grossi vasi. Più che la velocità in sé, la morfologia dell'onda ci aiuterà nel dirimere il dubbio diagnostico, ricordando che la morfologia dell'onda polmonare e dell'aorta sono lievemente differenti. Questo è tipico, quest'onda con una velocità di picco che viene raggiunta più rapidamente è tipico della polmonare che abbiamo visto emergere dal ventricolo posto a sinistra. Mentre invece, come vedremo in seguito, la morfologia dell'onda dell'aorta ha una forma più regolare, una cuspide più regolare rispetto a quanto succede per la polmonare. Qui vediamo l'aorta e si intravede alla base della freccia un po' più in basso anche l'emergenza del primo vaso del collo. Ricordiamo che soltanto in questi casi possiamo dire con certezza che trattasi dell'aorta, cioè soltanto se siamo certi che dal vaso che stiamo studiando effettivamente emergono i vasi del collo. Qui stiamo cercando, nella sezione che normalmente utilizziamo per l'asse corto di destra,
L'immagine tipica con la polmonare che gira intorno all'aorta posta al centro. Se invece facciamo l'immagine che stiamo cercando, metteremo in evidenza invece il dotto arterioso. Si insiste in queste proiezioni sull'immagine dei vasi che emergono dalla base cardiaca e che hanno un decorso parallelo, proprio per mettere in evidenza come manchi il classico incrocio, il crossing, ricordando che è questa l'immagine tipica che pone il sospetto di una trasposizione completa dei grossi vasi. Ricordiamo che la trasposizione rappresenta una delle cardiopatie congenite meno frequenti, oscillando tra il 2 e il 4% di tutte le cardiopatie, e che la diagnosi è quasi sempre molto complessa. Nelle immagini che stiamo vedendo si mette in evidenza come vi sia la discordanza ventricolo-arteriosa. Il cuore è normalmente in levocardia. A sinistra è presente un ventricolo morfologicamente sinistro e a destra è presente un ventricolo con la banda moderatrice. Questo è il ventricolo di sinistra e questo è il vaso che noi abbiamo prima identificato come l'arteria polmonare in quanto si biforca subito dopo l'emergenza. Il ritorni venosi polmonari, ancora una volta nell'immagine della quattro camere apicale, ancora un'immagine del decorso parallelo dei due vasi, può essere presente spesso in questa patologia un piccolo difetto del setto interventricolare che però nel nostro caso non riusciamo a mettere in evidenza, quindi è verosimile che si tratti di una forma a setto integro. Questa è la sezione mediastinica dei tre vasi, dove si vede uno spostamento a destra sia della polmonare dell'aorta che della vena cava superiore. L'arco aortico rimane sinistro posto, lì si vede bene la trachea al centro, quindi non c'è associata una patologia dell'arco dell'aorta, ecco qui si vede molto bene l'arco dell'aorta che passa a sinistra della trachea. Ancora con il color flow, l'immagine dell'aorta che passa a sinistra della trachea, questo piccolo puntino che viene indicato dalla freccia rappresenta la trachea. E ancora una volta l'immagine del decorso parallelo dei vasi. Qui vediamo che i ritorni sistemici sono normali. Quindi vena cava inferiore e vena cava superiore con il loro normale sbocco in atrio destro. Il decorso parallelo dei vasi, l'aorta che vediamo anteriore e a destra rispetto alla polmonare. Ricordiamo che la possibile disposizione dei due vasi nelle trasposizioni è molto variabile. Ancora l'immagine al colore che conferma il decorso parallelo dei due vasi. Questa è un'immagine emblematica della trasposizione completa dei grossi vasi. Con l'aorta che abbiamo detto passa anteriormente a destra dell'arteria polmonare. Per completare il nostro esame cardiaco, verranno poi, come vediamo in queste immagini, verrà esaminata la continenza delle valvole atrioventricolari. Mediante l'ausilio dell'M-Color, quindi utilizzando il Color Flow e contemporaneamente l'M-Color, si vede come vi sia un regolare flusso in entrata indicato dal colore rosso e la regolare continenza della valvola, quindi non c'è un passaggio in blu del sangue durante la fase sistolica. Ricordiamoci che la prognosi della trasposizione attualmente è una prognosi molto buona, specie in quei casi in cui viene fatta la diagnosi prenatale, per cui verrà ottimizzato il timing del parto in una struttura con una
rianimazione neonatale e con una cardiochirurgia pronta per l'intervento che, ricordiamo, deve essere eseguito nella quasi totalità delle volte in maniera molto precoce per evitare l'ipertensione polmonare.